Il leg car, ragazzi, no, non serve. Negli sport di resistenza, come nella nostra amata corsa, il potenziamento muscolare molto spesso viene trascurato, non viene fatto, o se viene fatto poco e male. Perciò in questo video andremo a vedere quali sono i 5 errori da non commettere in fase di potenziamento muscolare e quali sono appunto i benefici del potenziamento. Vi ricordo che già ho fatto un video di quanto è utile la palestra, il potenziamento alla corsa, lo inserisco qui se volete recuperarlo. Prima di tutto però parliamo di quali sono i benefici del potenziamento muscolare. Sicuramente uno dei più importanti è quello di prevenire gli infortuni. Avere una muscolatura più forte sicuramente ci aiuta a prevenirli. Inoltre ci permette anche di correre su terreni non perfettamente assestati, come può essere l'asfalto, appunto evitando di creare dei traumi eccessivi al nostro fisico. Ma ancora la palestra ci aiuta sicuramente a migliorare la velocità e quindi anche le performance, ci aiuta a migliorare la nostra economia di corsa e anche la tecnica di corsa. Inoltre, sicuramente ci aiuta anche a ridurre la fatica o almeno ci permette di ritardare il momento in cui ci sentiamo affaticati. Sostanzialmente possiamo riassumere tutti questi benefici in un miglioramento delle performance. Tuttavia, per evitare che la palestra, il potenziamento muscolare creino dei danni piuttosto che dei benefici, questi sono i 5 errori da evitare. Prima di tutto, ragazzi, non isoliamo i muscoli. Vedo gente che utilizza macchine e macchine, cioè il leg car, ragazzi, no. Non serve, dobbiamo lavorare in maniera multiarticolare, cercare di effettuare degli esercizi come ad esempio può essere lo squat che coinvolgono più distretti muscolari piuttosto che andare a isolare un unico muscolo. In questo caso non soltanto l'allenamento non è produttivo, ma anzi è dannoso per il nostro sport, perché noi abbiamo bisogno di muscoli che siano elastici ed esplosivi, mentre effettuare esercizi come ad esempio il leg curl ci rende i muscoli forti ma lenti. Quindi ragazzi, occhio, sicuramente un errore da non fare è quello di cercare l'ipertrofia. Ragazzi, ci dobbiamo sempre ricordare che la corsa e il bodybuilding sono due sport totalmente diversi. Quindi, nel momento in cui andiamo a decidere quali sono i nostri esercizi e il numero delle ripetizioni, dobbiamo tenere in considerazione quanto detto. Quindi, sostanzialmente, possiamo allenare la forza e la forza resistente in palestra. Nel primo caso, andremo ad eseguire poche ripetizioni, diciamo massimo 6. Nel secondo caso invece tante, quindi più di 20, una ventina di ripetizioni aiutano sicuramente a migliorare la resistenza. Se rimaniamo nel mezzo, quindi tra le 8 e le 10 ripetizioni, faremo i classici esercizi da palestra, quindi renderemo i nostri muscoli magari forti, grandi, ma non funzionali per la corsa. Ragazzi, l'ipertrofia a noi non serve. Ricordiamo che 1 kg di peso in più va a peggiorare le nostre prestazioni, sia che questo sia di muscolo, sia che questo sia di grasso. Mi raccomando. Altra cosa assolutamente da non fare, scordarsi di allenare gli addominali. Ragazzi, il core è fondamentale per la nostra stabilità nel momento in cui corriamo e quindi per migliorare la nostra postura e correre in maniera efficiente. Facciamo gli addominali. Magari cerchiamo di utilizzare degli esercizi come ad esempio i plank che siano più adeguati alla corsa piuttosto che i classici crunch che non sono proprio così adeguati. Altro errore da non fare è quello di dimenticarci anche che abbiamo una parte superiore. Ragazzi, lo so, tantissimi mi hanno detto poi la palestra imballa, la palestra fa aumentare di muscolatura. È vero, se lo facciamo in maniera sbagliata, ma visto che corriamo tanto, inserire degli esercizi che vanno a fortificare anche la parte superiore sicuramente sono utili. Uno, perché comunque le braccia, la parte superiore ci aiutano nei nostri movimenti durante la corsa, e poi perché è stato dimostrato che allenare anche la parte superiore fa aumentare il numero di fibre che ci aiuta a migliorare la nostra tolleranza all'acido lattico. Quindi alleniamoci in toto. Ovviamente concentriamoci maggiormente sulle gambe, che è la nostra parte locomotrice, però cerchiamo di allenare in globo il nostro corpo. Infine, l'ultimo errore da non commettere è quello di esagerare con gli allenamenti. Dobbiamo sempre tenere presente qual è il nostro focus. Ragazzi, è la corsa. Quindi, se abbiamo a disposizione soltanto 4 giorni per allenarci, dedicare 2 giorni alla palestra e 2 alla corsa, capite che non va bene. Quindi dipende molto dai nostri giorni di allenamenti. 2 giorni di allenamento a settimana in palestra o comunque
di esercizi a secco che ci permettono un potenziamento muscolare sono l'ideale, direi che un buon rapporto, però ovviamente dipende quanti giorni ci alleniamo. Se ci alleniamo tutta la settimana, 2 giorni sono gli ideali, poi magari in fasi un po' più piene della stagione possiamo diminuire la palestra a 1. Ragazzi, 20-30 minuti bastano già per aumentare la nostra forza resistenza, e mi raccomando, non dobbiamo esagerare con gli esercizi. Quindi se riusciamo a ritagliarci quel tempo, 2 volte a settimana è l'ideale, ma se abbiamo soltanto 4 giorni per allenarci, ne dedicheremo soltanto 1 alla palestra. Oppure, una cosa che ho testato, si può provare il doppio allenamento, quindi magari la palestra la mattina e la corsa la sera, o viceversa. Io preferisco palestra e corsa. Ovviamente cerchiamo di distanziarli il più possibile, quindi magari andiamo in palestra la mattina, la sera corriamo, in mezzo lavoriamo. Sì, non sarà un recupero completo, dipende molto dal lavoro che facciamo, però sicuramente in questo caso riusciamo a effettuare entrambi gli allenamenti. Mi raccomando però, la corsa la sera, corsa lenta, una corsa tranquilla, ritmo davvero facile. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete commesso qualcuno di questi errori. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.